Siamo in compagnia telefonica, lo vedete qui a fianco a me, di Andrea Giannattasio, firma della Nazione e di Firenze Viola, due testate giornalistiche dove si parla abitualmente e quotidianamente di Fiorentina e delle vicende di Casa Viola. Siamo molto contenti di averlo in nostra compagnia perché andiamo a presentare così rapidamente, come è nostra consuetudine, la partita con la prossima avversaria del Genoa, che per l'appunto è la Fiorentina. Andrea, non posso che partire dal chiederti a Firenze come sono state vissute queste due settimane che sono coincise poi con il ritorno di Iachini e l'addio di Prandelli. Intanto grazie Alessio per avermi coinvolto. Sono state due settimane molto intense perché Beppe Iachini, lo conosciamo, non è né Guardiola né Mourinho, non offre un calcio champagne né divertente, ma è un grande lavoratore. Ed evidentemente nella Fiorentina con Prandelli qualcosa non funzionava, al di là del fatto che poi si è dimesso l'allenatore stesso e non è stato esonerato. Quindi evidentemente il tecnico è arrivato e ha trovato una situazione che non era idilliaca. La Fiorentina viaggiava con Prandelli ad una media di un punto a partita, che magari per la salvezza può essere anche sufficiente da qui alla fine dell'anno, però insomma per quella che è la storia della Fiorentina e la volontà della proprietà di chiudere la stagione in maniera discreta non era abbastanza. Quindi come stavo dicendo, sono state due settimane di lavoro intenso, di grande dedizione da parte dell'allenatore, soprattutto per quello che mi risulta la fase difensiva. Cesare Prandelli aveva lasciato una Fiorentina con il 4-4-2, che sembrava essere un po' il modulo con il quale la squadra poteva affrontare la fine di questo campionato. Con il ritorno di Beppe Iachini in panchina a Firenze si tornerà chiaramente al 3-5-2, molto più chiuso, molto più difensivo, e già dalla gara di sabato con il Genoa rivedremo ovviamente questa scelta tattica. E la seconda domanda era insomma un po' che tipologia di partita ci si aspetta. Al ritorno dalle pause per la nazionale ci sono sempre magari delle novità, abbiamo visto il campionato a cosa ci metterà di fronte di qui alla fine, insomma il Sassuolo che precauzionalmente non convocherà i giocatori tornati da Coverciano, piuttosto che insomma la Juventus che dovrà fare presumibilmente lo stesso con Chiesa e Bernardeschi o con Bonucci, insomma un campionato che ha e continua ad avere tantissime incognite. Che partita si aspetta secondo te Iachini domani al Ferraris e che Fiorentina servirà, perché il Genoa comunque arriva dalla vittoria di Parma e in casa dall'arrivo di Ballardini non ha mai perso di fatto. Ma ovviamente è molto più chiaro quello che potrà fare il Genoa, cioè continuare sulla striscia positiva delle ultime partite, soprattutto quelle casalinghe, visto che da 8 turni, se non sbaglio, interni che non, esatto, che non perde. La Fiorentina è un'incognita, anche se poi Iachini è già stato a Firenze e quindi più o meno conosciamo un po' che tipo di impronta dà. Generalmente nel recente passato questo è successo a Firenze, era successo a Empoli, è successo anche col Sassuolo. L'allenatore è bravo a dare subito una scossa nelle prime 3-4 partite alla sua squadra. Questo era accaduto, me lo ricordo, proprio in azzurro all'Empoli qualche stagione fa, poi l'Empoli retrocesse ma non c'era più Iachini in panchina. Era successo l'anno scorso a Firenze, dove la Fiorentina vinse le prime 3 delle prime 4 partite della gestione Iachini, compresa la Coppa Italia. Non so se potrà accadere lo stesso anche questa volta, perché il calendario è tosto, perché dopo il Genoa c'è l'Atalanta, poi due trasferte consecutive contro il Sassuolo e il Verona. Però ecco, di sicuro per quello che mi raccontano dal centro sportivo, la squadra ha colto bene il ritorno di Iachini, perché non è che, come stavo dicendo prima, era un allenatore che aveva lasciato un ricordo particolarmente vincente, ecco, parliamo di un allenatore che ha portato la squadra alla salvezza l'anno scorso e poco altro, però si era creato un feeling che mi risulta con Prandelli non si è creato, quindi l'avvicinamento in panchina ha fatto per certi aspetti piacere alla squadra. Quindi mi aspetto, per quello che mi è stato raccontato, che la Fiorentina faccia una prestazione d'orgoglio, di grande carattere e di carisma. Poi, come ti dicevo, il modulo sarà il 3-5-2 o meglio il 5-3-2, quindi mi aspetto una Fiorentina chiusa, non una squadra che andrà all'arrembaggio, per cui non mi aspetto una partita molto divertente. Io credo che un pareggio andrebbe bene alla Fiorentina, non so se andrebbe bene anche al Genoa, penso di sì, per cui credo che sarà una gara piuttosto bloccata, sinceramente.
ti chiedo in un'unica domanda, insomma, le ultime due che ti avrei voluto fare, e intanto come buon calcio a tutti ti ringraziamo nuovamente per la tua disponibilità. La prima è se c'è qualche giocatore in particolare che potrebbe giovare, uso questo termine tra virgolette, del ritorno di Iachini, perché abbiamo visto Prandelli aveva fatto delle scelte abbastanza chiare, specialmente nell'ultimo periodo prima delle dimissioni. E la seconda domanda è così complicata la Serie A, è un campionato che continua a essere un campionato dove non sempre gli investimenti ripagano sul campo, oppure dove sta la difficoltà di questa Fiorentina che ha investito tantissimo negli ultimi due anni dall'arrivo di Commisso, che non riesce comunque a spiccare il volo, diciamo così. Già per il secondo anno è invischiata in una lotta a salvezza che oggettivamente a prendere la rosa non le compete. Ma allora, sulla prima domanda ti faccio due nomi, Amrabat e Castrovilli. Sono due calciatori, soprattutto il secondo, che avevano instaurato un legame discreto con Iachini, cosa che soprattutto Amrabat non ha avuto con Prandelli, tant'è che poi nelle ultime gare è stato anche escluso. E credo sinceramente che da qui alle prossime 10 partite, le ultime 10 di campionato, potranno avere un rendimento diverso se poi torneranno a essere in forma e soprattutto avranno la collocazione tattica più giusta. Sugli investimenti, ma credo che la Fiorentina abbia speso tanto, i numeri sono sotto gli occhi di tutti, ha speso più di 200 milioni nelle ultime sessioni di mercato dell'era Commisso. Commisso è stato secondo me molto lungimirante, perché realizzerà entro la fine del 2021 il più grande centro sportivo d'Italia con una spesa di 80 milioni di euro, e questo penso sia importantissimo, perché la Fiorentina nella sua storia quasi centennale non ha mai avuto nessun tipo di stabilimento di proprietà, perché lo stadio è comunale e i campini dove si sta allenando tuttora sono sempre stati comunali. Credo che alcuni degli investimenti fatti siano stati sbagliati, soprattutto su quei calciatori svincolati che sono arrivati negli ultimi anni, e il nome più evidente di tutti è anche quello di Ribéry, che in alcune partite è decisamente l'arma in più, perché è dotato di una tecnica che nessuno nella rosa della Fiorentina ha e che pochi in Serie A hanno, però parliamo di un giocatore di 37 anni che in tante altre gare è mancato. Ma faccio anche il nome di Callejon, calciatore che prende 2 milioni e mezzo di ingaggio all'anno e non ha praticamente mai giocato. Lo scorso anno era arrivato Boateng, quest'anno è tornato Borja Valero. Insomma, tanti calciatori svincolati tornati a Firenze con ingaggi alti e commissioni altissime sono risultati sbagliati. Quindi sì, la Serie A è un campionato difficile, soprattutto per chi non ne ha le competenze adatte. Quindi la Fiorentina secondo me ha speso tanti soldi e li ha spesi male, perché ha fatto delle scelte non giuste. Confido che la voglia del presidente sia quella di continuare a investire, perché parliamo di uno dei presidenti più ricchi della Serie A, che non può certo essere soddisfatto in due annate di aver lottato sempre per la salvezza. Ecco, io spero che dalla prossima stagione il progetto porti a una Fiorentina in grado di lottare stabilmente tutti gli anni per l'Europa. Questa è un po' una speranza che, insomma, è condivisa credo anche qua e penso da molte piazze, perché la Serie A ha bisogno indubbiamente, passando anche dagli investimenti che dicevi tu dei centri sportivi, quello della Fiorentina obiettivamente è mastodontico come progetto e molto innovativo, unico in Italia. Deve passare da lì, dagli investimenti e credo anche dai settori giovanili. Questo mi dà l'assist, mi è venuto in mente mentre parlavamo che non mi posso lasciare sfuggire la domanda, perché noi come Buon Calcio a Tutti, ma anche te come Andrea Giannattasio, so che non è stato difficile, ad esempio quando Castrovilli è esordito in Serie A, diciamo, lo conoscevi già bene perché da sempre segui molto da vicino le giovanili della Fiorentina, no? Correggimi se sbaglio, ma esatto, ti volevo proprio chiedere del 14 di aprile, che c'è la semifinale di Coppa Italia. Non escludo che noi ci saremo, ce lo auguriamo, però bisogna vedere che aprile il Covid ci porrà davanti. Ti volevo chiedere, secondo te, che partita sarà, soprattutto la Fiorentina di Aquilani, che Fiorentina è? Ma la Fiorentina di Aquilani ha dovuto fare a meno di tanti calciatori a marzo, perché dopo la rissa di febbraio con Torino, con il Torino c'erano stati degli espulsi, soprattutto Agostinelli, che è il giocatore più talentuoso indubbiamente della squadra, che tornerà,
Poi nelle ultime partite sono stati fuori anche Krastev e Dutsu, che è il capitano storico del gruppo, che è quello che ha deciso tra l'altro la finale di Coppa Italia di quest'estate il 26 di agosto contro il Verona. Quindi credo che sarà una Fiorentina da qui al 14 penso al completo. La voglia di arrivare alla terza finale consecutiva è tanta. La Fiorentina avrà il minimo vantaggio di giocare in casa, anche se a porte chiuse, sul sintetico del Bozzi. Vedremo. Io credo che la Fiorentina primavera abbia una rosa molto più forte della classifica che ha, un po' come la prima squadra. Cioè non è una squadra che deve lottare per i play-out, deve lottare secondo me per la zona play-off. Vedremo come affronterà l'appuntamento. È una semifinale strana perché per la prima volta negli ultimi anni si gioca in gara secca e non in andata e ritorno, quindi servirà la massima concentrazione possibile.